Avete presente la Coca-Cola? Oppure avete presente McDonald's? Oppure avete presente i telefonini Apple? Se voi volete realizzare un prodotto nello stesso settore in cui la Coca-Cola vende le proprie bevande gassate, oppure in cui la Apple vende i propri telefonini, oppure in cui McDonald's è il leader indiscusso dei fast food, cosa dovreste fare? Non potete pensare di entrare nel mercato e dire comprate la mia bevanda gassata, la mia nuova cola che è un po' più saporita della Coca-Cola, comprate il mio telefonino che è più prestante o più bello dell'iPhone, oppure venite nel mio fast food che vi offre dei servizi migliori rispetto al McDonald's. Non lo potete fare perché questi brand hanno un vantaggio nei confronti delle altre aziende, nei confronti degli altri competitor molto forti. Cosa potete fare per cercare di rubare dei clienti da questi brand? Potreste pensare di entrare all'interno del mercato con un prodotto che costa molto meno, però non è una strategia a lungo termine vincente perché ridurreste i vostri margini in maniera molto elevata. È quello che provano a fare, per esempio, i brand di discount, oppure le marche di telefonini che provano ad entrare in un mercato già fortemente saturo per la presenza di un leader indiscusso come Apple, vendendo telefoniti di marca inferiore a prezzi inferiori, ma non è una strategia che li porterà al successo. Oppure potete pensare di focalizzarvi su una nicchia non servita dalla grande impresa leader in quel mercato generico, pensate per esempio a Kentucky Fried Chicken, costruendo un proprio settore, costruendo una propria categoria. Però non potete pensare di prendervi tutto il mercato che è già di proprietà di quel leader, in cui quel leader stesso ha un forte vantaggio competitivo e protegge quel vantaggio competitivo come se intorno al proprio castello, intorno alla propria fortezza, avesse un fossato pieno di alligatori, squali, guerriglieri pronti a difendere per l'appunto la fortezza e pronti a respingere gli attacchi dei concorrenti. Nel video di oggi parliamo di un requisito fondamentale delle grandi aziende per performare nel tempo, è un requisito fondamentale che dovrebbero avere le aziende nelle quali vorreste voi investire, cercando di parlare di uno dei segreti del più grande investitore di tutti i tempi, ovvero sia Warren Buffett. Ma prima lanciamo la nostra sigla. Uno dei segreti, di Warren Buffett per selezionare le azioni nelle quali investire è chiamato per l'appunto l'economic moat, mutuando per l'appunto questo termine dall'inglese di fossato economico. Cos'è l'economic moat e perché si parla di fossato economico? Nella nostra impostazione e nella nostra analisi, l'azienda viene vista come una fortezza difesa da questo fossato economico. L'azienda e ciò che l'azienda deve difendere per preservare i suoi utili nel tempo e in maniera sostenibile è il suo vantaggio competitivo. I vantaggi competitivi di un'azienda possono essere di diverso tipo: brevetti, il brand, economie di scala, una determinata posizione in un determinato mercato. Anche se generalmente il vantaggio competitivo più forte che un'azienda può costruire è sicuramente il suo brand, fanno sì che l'azienda stessa possa difendersi dai propri concorrenti in maniera sostenibile nel tempo. Difendersi dai propri concorrenti significa anche difendere i propri margini nel tempo e riuscire a instaurare un percorso di crescita futura degli utili che possa remunerare l'azionista nel tempo e che possa per l'appunto preservare lo sviluppo continuo dei prezzi e del valore dell'azienda, un po' come è stato per Coca-Cola, un po' come è stato per McDonald's, un po' come è stato per Apple. Recentemente ho svolto sul mio profilo Instagram una rapida analisi di Meta, la ex Facebook, all'indomani del collasso in borsa che abbiamo visto nel 2022, che l'ha portata a perdere anche il 75% dei propri massimi. I problemi di Meta in questo momento sono diversi, ma mi sono focalizzato su uno in particolare: l'assenza per l'appunto di un economic moat, di un fossato economico, di un vantaggio competitivo che potesse difendere l'azienda dall'aggressione dei suoi competitors. Fino a quando non è arrivato TikTok sul mercato dei social media, Facebook ha cercato sempre di difendere il proprio vantaggio competitivo in un grande modo, un po' come ha fatto recentemente Intuit. Se conoscete l'azienda, ne parleremo a breve. Facebook ha cercato di difendere il proprio vantaggio competitivo soprattutto acquisendo altre aziende. Ai tempi di Instagram pagò 1 miliardo di dollari per acquisire quello che poteva diventare un competitor molto importante di Facebook. Successivamente pagò 19 miliardi di dollari per acquisire ad esempio WhatsApp.
Dopo ancora copiò alcune funzionalità di Snapchat, ad esempio le stories. Le stories dentro Facebook nascono copiando una delle funzionalità di Snapchat. L'ultima aggressione al vantaggio competitivo di Facebook è arrivata da TikTok. Purtroppo l'azione di copiare parte del business, del modello di business di TikTok, ovvero sia i Reel, non sta riuscendo alla meglio, non sta riuscendo bene a Facebook e allo stesso tempo sta osservando un calo dei ricavi dalle attività dei social media. Il problema di Facebook è stato proprio questo, quello di non avere un vantaggio competitivo sostenibile e difendibile nel tempo, perché Facebook viene vista come se fosse una commodities. Alla fine noi vogliamo comunicare, vogliamo condividere il nostro pensiero, e se lo facciamo su Instagram o lo facciamo su TikTok per noi non cambia moltissimo, cambiano le modalità, ma per noi è importante comunicare, condividere i nostri pensieri, raggiungere più persone possibili. E anzi, se lo possiamo fare meglio su TikTok, è normale che ci spostiamo su un'altra piattaforma. Ecco allora che il vantaggio competitivo di Facebook e il vantaggio competitivo di altre piattaforme gestite dai suoi social media non è molto difendibile, non è quel fossato economico di cui parla Warren Buffett e che dovrebbero avere le aziende in cui investite. Pensate ad esempio all'economic moat che hanno le aziende in portafoglio di Warren Buffett, partendo da Apple, passando poi ad esempio ad American Express, arrivando a Chevron. Sono aziende che possono vantare per esempio economic moat relativi al loro brand, relativi alla loro storia, relativi alle economie di scala necessarie per investire in quel determinato brand. Alcune volte il fossato economico su cui si fa forza un'impresa rappresentano le barriere all'ingresso per entrare in quel determinato mercato. Perché non vengono aggrediti i profitti di Chevron? Perché non tutti possono alzarsi una mattina e decidere di aprire un'azienda petrolifera. Non tutti possono alzarsi una mattina e decidere di diventare una nuova American Express. Le economie di scala, le barriere all'ingresso in un mercato, i brevetti, possono essere tutti dei fossati economici che proteggono il vantaggio competitivo, che però deve essere anche sostenibile nel tempo. Un altro economic moat può essere ad esempio il possesso di brevetti, e qui potremmo parlare di molte aziende farmaceutiche, che però non sono sostenibili nel tempo perché, come sapete bene, i brevetti scadono. Generalmente l'economic moat più forte è sicuramente il brand, e se prendiamo ad esempio i due più importanti brand che vendono beni di prima necessità nel campo del food americano, ovvero sia Coca-Cola e McDonald's, capiamo che il loro vantaggio competitivo, il loro forte vantaggio competitivo, deriva soprattutto dal loro brand. Ecco allora che quando ricerchiamo delle aziende nelle quali investire e vogliamo svolgere soprattutto un'analisi qualitativa, dovremmo fare riferimento soprattutto a che cosa? Dovremmo fare riferimento a quello che è il loro vantaggio competitivo. Innanzitutto ci dobbiamo sempre chiedere se il prodotto di quell'azienda ha un mercato, mettendoci dalla parte del consumatore, dicendo: io pagherei tanto per quel prodotto? E soprattutto, rinuncerei a risparmiare su un prodotto della concorrenza per continuare a consumare quel prodotto? Voi, quando andate al fast food, oppure quando consumate una bevanda gassata, oppure quando consumate e acquistate un telefonino, rinunciate di risparmiare per prendere qualcosa che, con la quale potete fare la stessa identica cosa. Volete bere una cola? Beh, potete comprare una cola di un'azienda diversa risparmiando 50 centesimi. Volete andare al fast food? Magari potete andare in un altro fast food diverso da McDonald's. Volete comprare un telefono che vi permette di chiamare, connettervi, scrivere messaggi e quant'altro? Potete risparmiare 600-700 euro se comprate qualcosa che non è Apple, però non lo fate. Ecco che cos'è il vantaggio competitivo. Il vantaggio competitivo risponde a questa domanda: sono disponibile io a pagare di più, il famoso premium price, per acquistare i prodotti di quell'azienda? Quello è il vantaggio competitivo. Quando cercate aziende nelle quali investire, chiedetevi se l'azienda nella quale state investendo ha quel premium price, perché se l'azienda non ha quel vantaggio competitivo, l'azienda non potrà crescere per sempre e non riuscirà a difendere i propri margini. Perché ricordatevi che la bellezza della concorrenza è che quando un'azienda scopre un nuovo settore e fa profitti da capogiro, cresce in borsa, i suoi utili crescono e tutti accorrono per comprare le loro azioni, altre aziende noteranno il fatto che in quel determinato settore si fanno parecchi ricavi e quindi aggrediranno quel settore. Quella maggiore concorrenza porterà la nostra azienda che è arrivata prima nel settore, se non ha un vantaggio competitivo forte, a perdere margini, a perdere utili, a perdere ricavi. E se noi in passato avevamo investito su quell'azienda sulla base del furore della novità, come è stato per esempio su moltissimi IPO nel 2020 durante la pandemia, avendo investito su tante aziende caratterizzate da elevatissimi livelli di FOMO,
Noteremo che poi quell'investimento sarà fallimentare perché i profitti e i margini di quell'azienda crolleranno nel momento in cui sarà aggredita dalla concorrenza se non avrà sviluppato un forte economic moat. Ecco qual è il segreto di Warren Buffett ed ecco qual è un'analisi importantissima, qualitativa da svolgere per scegliere le aziende in cui investite. E ricordate sempre che quando sviluppate investimenti a lunghissimo termine sono molto più importanti le analisi qualitative che le analisi quantitative, perché i numeri possono variare nel tempo e fare previsioni corrette di flussi di cassa, dividendi, utili, ricavi, sulla base poi di una miriade di fattori che non possiamo controllare è molto complicato. Le analisi sui prezzi vanno fatte, ma più che altro per cercare di comprare dei prezzi non esageratamente alti. Potremmo approfondire per esempio la logica del gap. Ma quando fate un investimento a lungo periodo e vi chiedete se quella vostra azienda potrebbe essere una 10 bagger che possa decuplicare il suo valore a 10 anni, dovete fare soprattutto analisi di tipo qualitativo. E l'analisi dell'economic moat è una delle primissime analisi che possono essere svolte. A riguardo, e chiudo, potete dare uno sguardo agli ETF che ha sviluppato VanEck sulle aziende che dovrebbero avere questo economic moat sostenibile nel tempo. Il problema è che gli ETF sviluppati da VanEck sono molto diversificati, hanno diverse posizioni in portafoglio e generalmente tendono a replicare fedelmente il mercato, quindi la loro capacità di creare un extra performance rispetto al mercato stesso è molto molto limitata. Date uno sguardo però alle componenti del portafoglio e a quelle che sono le azioni che fanno parte del portafoglio di VanEck. Ad esempio troviamo Microsoft, troviamo Coca-Cola, troviamo McDonald's, troviamo Intuit. Come vi dicevo però, l'ampia diversificazione del portafoglio titoli fa sì che l'extra performance, che è quella che noi ricerchiamo se facciamo selezione di titoli, sia molto molto bassa. Il portafoglio di VanEck, ad esempio, è un portafoglio di oltre 50 titoli. L'elevata diversificazione alcune volte distrugge valore, come dice anche Warren Buffett. Motivo per il quale quando noi costruiamo un portafoglio di titoli azionari non dovremmo poi esagerare con i numeri, sempre perché più diversifichiamo, più riduciamo il rischio specifico, ma più riduciamo anche la possibilità di ottenere un extra performance. Questo anche perché molti di voi potrebbero analizzare le performance dell'ETF di VanEck, notare che comunque non sovraperforma in maniera rilevante lo Standard & Poor's e quindi si potrebbero domandare: ma allora l'economic moat non è un fattore così rilevante? La motivazione per la quale un ETF di VanEck non sovraperforma l'S&P 500 è la motivazione detta precedentemente. Però ricordatevi sempre che questo è un fattore rilevantissimo che noi studiamo nei nostri corsi e studiamo soprattutto in quello che è il corso relativo alla valutazione d'azienda. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi aspetto ai prossimi video sulla valutazione d'azienda, vi lascio tra l'altro in descrizione il link del nostro corso che stiamo per lanciare sulla valutazione d'azienda, è già aperta la possibilità di iscriversi alla lista d'attesa e a gennaio partiremo con le prime iscrizioni. Vi chiedo di farmi sapere anche la vostra, di seguire il canale se non lo seguite e ci vediamo alla prossima registrazione.